andiamo avanti. Andiamo avanti, scorpioni. Allora, un veglione in casa, magari con i parenti o con degli amici ristretti, potrebbe essere la soluzione ideale per quanto vi riguarda, perché c'è la Luna e Venere in quel settore del cielo, quindi avete bisogno di situazioni anche un po' intime, no? Rassicuranti, tranquillizzanti, che non siano troppo impegnative o che non alimentino la fatica, anche se voi avete una grossa energia in questo periodo, però proprio tra le pareti domestiche riuscirete a gestire meglio la situazione, ad ottenere il massimo del risultato. Per gli altri questo può essere un capodanno anche molto eccitante, con tanti nuovi incontri, qui mi riferisco ai più giovani, però ecco che può riservare qualche piccola insidia, magari per quanto riguarda le cose un po' più banali, no? Le cose che andate a mangiare che magari non vi soddisfano, quel posto che avete scelto che non risponde esattamente alle vostre attese. Insomma, ci sarà qualcosa che magari non funzionerà uscendo fuori di casa, però di certo c'è una cosa, che la passione sarà protagonista anche nel corso di questo 31 di dicembre. E questo era lo scorpione. Sì. Bene, amici.